Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo tutorial, questa volta dedicato alle ombre. È una cosa veramente semplicissima, ma ce l'avete richiesta veramente tantissimi. Ho provato a spiegarla senza fare un tutorial, perché veramente si tratta di fare due passaggi, però molti magari non hanno esperienza, quindi senza vedere non ci riescono, ecco, quindi ho pensato di fare questo brevissimo tutorial dedicato a questo effetto. Allora, innanzitutto si può fare in due modi. Potete tracciare o semplicemente fare un'ombra. Lo potete fare in questo modo. Allora, voi avete la vostra immagine già scontornata, ok? In questo caso io ho preso questa parte, mi sono scontornata adesso. Tra l'altro ho scontornato malissimo, ma va bene, fa troppo caldo, non ci voglio. Comunque, allora, una cosa, un modo in cui potete farlo è modifica traccia. Qui potete impostare il colore, so, viola, ad esempio, la grandezza o spessori, interno, centro, esterno. In questo caso faccio esterno, ok? E viene una cosa del genere. Io non uso quasi mai questo. Cosa faccio invece di solito? Semplicemente vado sulla miniatura del livello in questione, ci clicco sopra due volte e mi si apre questa finestra di stile livello. Qui ci sono tutte le opzioni, e quindi smusso effetto rilievo, traccia, che è quello che abbiamo usato prima. In questo caso non l'ho scontornata bene perché vedete che ci sono tutti i puntini, però vabbè, non importa, si può eliminare un secondo livello, un secondo momento, e quindi qua posso scegliere di tracciare, fare la dimensione del mio contorno e così via. Oppure vabbè, ombra interna, bagnore interno, finitura lucida, perché sto facendo un po' vedere tutte, ma sovrapposizione colore, sovrapposizione sfumatura, sovrapposizione partner, e quindi potete scegliere anche un partner del genere, ma insomma sono tutte robe. Ma quello che ci interessa è bagliore esterno, per creare una sorta di bagliore diffuso, come se avesse una luce dietro, ok? Oppure quello che interessa a noi è ombra esterna. Ombra esterna impostate su normale, non so, bianco, la dimensione la portate a zero, la distanza la aumentate quanto volete, e quindi potete fare del colore che volete, ok? L'importante è mettere su un metodo di fusione normale, se no mi viene leggerino come effetto, non mi viene bello netto. Dimensione 0, ok? Poi il resto, la distanza, l'estensione, sono cose che impostate voi, così come l'angolo per decidere dove volete che vada la vostra ombra, ok? In questo caso io la metto, non so, così. Ed ecco qua, ho creato la mia ombra. Abbastanza semplice, non ve l'ho detto, in due passaggi si fa tutto. Poi, come ripeto, questa cosa qua si può fare anche sulle scritte. Faccio vedere come. Così. Allora. Semplicemente anche qua si clicca due volte. Sul livello, ombra esterna, e qui potete impostarla come volete. Dimensione 0 e così via. Come sì, come se volete invece di mettere un'ombra esterna ad un testo, metterci il bagliore, quindi farlo illuminato, fate bagliore esterno e
quindi lo lasciate impostato su scolore e poi scegliete la dimensione e tutto il resto. Ecco, così è. Poi potete anche rimuoverlo in seguito, basta che, cioè, l'effetto che avete ottenuto, potete anche decidere di rimuoverlo, semplicemente andando sempre sul livello in questione, cliccando due volte, stavolta qua sotto, e togliendolo, e lui scompare. Ok? Spero che vi sia stato utile, che finalmente vi sia chiaro il concetto di ombra. Grazie a tutti, ciao!